sicurezza nelle città. Siamo o no sicuri? Sono pericolose le nostre città? Mentre calano i furti in negozi, banche, uffici postali, forse per merito della diffusione delle telecamere di sicurezza, quelli nelle abitazioni sono in continuo aumento. A livello nazionale più 6% in un anno, più 126% in un decennio, rivela un rapporto del Censis. Tra le grandi città l'incremento maggiore negli ultimi 10 anni lo ha registrato Milano, dove i furti sono triplicati. Un boom che trova riscontro anche nei dati diffusi dalla Procura nel bilancio di responsabilità sociale 2013-2014, più 74% di denunce per furti in casa e scippi rispetto all'anno giudiziario precedente. Tornando ai dati del Censis, spetta sempre a Milano il primato poco lusinghiero di provincia con il numero più alto in assoluto di colpi in appartamento, 19.000 nel 2014. Al secondo posto Torino, poi Roma. Allora abbiamo appena sentito Alessandra Farina che ci dava questi dati che prima vi menzionavo, sono usciti proprio sabato, del Censis sulle città più pericolose. E perché sono così pericolose? E poi possiamo noi appunto così fidarci, no, dell'organizzazione che ci offre la nostra garanzia, dello Stato, appunto della città stessa? Allora andiamo a parlare con Felice Romano, lui è segretario SIULP, grazie di essere qui, buongiorno. Buongiorno a lei. Rappresenta appunto la polizia. Sì, il primo sindacato della polizia, il più grande, sì. Perché avete avuto un bel da fare, tra l'altro, no? Quando ci sono stati questi scontri, avvenimenti a Roma. Roma era veramente a soqquadro, per essere delicati. Beh, sì, diciamo che questo è uno dei grossi problemi che poi riflette anche sui dati che dava prima. Abbiamo purtroppo una legislazione che non è più adeguata e moderna ad affrontare il nuovo modo che alcuni cittadini, io li definisco i professionisti del disordine, qualcuno delinquenti, ma la questione non cambia, affrontano il loro diritto costituzionale di poter manifestare il dissenso. Di fronte a quello che abbiamo visto sabato, però, e che in realtà noi vediamo e viviamo tutti i fine settimana calcistici, direi che insomma, prima di parlare di diritti costituzionali bisognerebbe parlare di diritto alla salvaguardia della sicurezza pubblica. Allora, voglio ringraziare di essere qui con noi Chiara Bedini, buongiorno. E perché Chiara è una commerciante appunto, che ha appunto un'attività a Piazza di Spagna, esatto. E lei ha vissuto così in diretta tutto quello che stava accadendo. Allora ci racconti proprio rapidamente perché poi presento gli altri ospiti. È stato impressionante. E la unica domanda che mi continuava a venire era perché? Perché? Perché in Piazza di Spagna? Perché tutta questa birra che poi li ha fatti scoppiare, diciamo? Perché si permette che 5.000 tifosi, sapendolo anche dal giorno prima, gli è stato permesso di riunirsi lì, la barcaccia appena restaurata, la scalinata comunque monumento storico, insomma la domanda è perché? 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 Che avete fatto voi in quel momento? Che avete abbassato le serranze? No. Come ci si comporta? Perché io penso ci sia veramente insomma, panico, no? Inizialmente era soltanto un gruppo molto grande di ragazzi che durante poi l'arco della mattinata e il pomeriggio si sono ubriacati, quindi inizialmente noi eravamo comunque aperti al pubblico e chiaramente loro entravano per chiederci birre, noi dovevamo continuamente mandarli fuori. Poi c'è stato questo momento che poi è quello che si vede appunto, esatto. E in quel momento abbiamo diciamo chiuso, ma anche la polizia stessa ci diceva ragazzi chiudete, non si può far niente. Certo, diventa veramente poi rischiosissimo. Sì, per tutti, sì. Però insomma, appunto perché si deve arrivare a questo? Qualcuno perché? Vorrei che me lo spiegasse. Anche perché in effetti la sera prima già era accaduto più di qualcosa a Roma, a Campo dei Fiori. Allora, ma anche in passato ci sono stati. Certo, allora permettetemi di presentare, lo vado a salutare, Lino Stoppani che è collegato con noi via Skype, quindi ricordo al nostro pubblico a casa che via Skype significa che abbiamo un pochino di ritorno, cioè un pochino di tempo. Eccolo qua, buongiorno, grazie di essere qui con noi. Lino Stoppani, lui è presidente EPAM, ovvero Associazione Provinciale Milanese dei Servizi Pubblici. Buongiorno. Buongiorno e grazie per l'ospitalità. Grazie a lei. Torno subito da lei perché vado a salutare da Palermo Antonio La Spina. Eccolo, lo vedo prontissimo. Buongiorno. Buongiorno. Ordinario di Sociologia della LUIS, appunto le città sono abbastanza pericolose. In primis Milano, c'è un po' sorpreso anche.
Che ne pensa lei? Che cosa sta accadendo? Sì, il dato riguardante Milano chiaramente è anche legato al fatto che Milano è una città molto popolosa. Quindi, oltre al numero in assoluto, bisognerebbe considerare il numero dei reati in percentuale rispetto agli abitanti. Però in effetti ho visto questi dati che il Censis riprende, però sono dati che chiaramente vengono dalle statistiche criminali, quindi sono il numero di reati denunciati alle forze di polizia, che dicono che in effetti anche considerando il percentuale rispetto al numero degli abitanti, non tanto Milano, anche Milano, ma diciamo il centro-nord e il nord in particolare, negli ultimi anni esibisce un incremento dei reati significativo, di alcuni reati, in particolare abbiamo parlato dei furti nelle abitazioni, però in realtà se si dovesse fare un'analisi più organica, più articolata, noi vediamo che in certi anni e anche in questo periodo certi reati diminuiscono. E anche certi furti diminuiscono, questo tra l'altro lo diceva anche all'inizio il servizio, i furti ai danni di quegli edifici o di quei locali che sono sempre più protetti, per esempio attraverso la videosorveglianza, tendono a diminuire. Quindi c'è una, diciamo così, selettività dell'incremento dei furti, perché più c'è la possibilità di un ricorso alle nuove tecnologie, meno abbiamo furti in certe aree, in certi palazzi, in certe attività economiche, e più viceversa si sposta l'attività criminale verso i bersagli più indifesi e quindi le famiglie, e in particolare quelle famiglie che hanno meno possibilità di dotarsi di questi strumenti tecnologici. Certo, magari evidente. Questo sarà anche una spinta a farlo in futuro, ma intanto per ora è questo quello che succede. Intanto è questo lo stato dell'arte. Allora voglio andare proprio su queste parole che ci ha appena detto il professore. Lino Stoppani, appunto collegato con noi Skype da Milano, proprio per capire, no, qual è la percezione di una città come quella di Milano, si vive così insicuri oppure no? Beh, guardi, se la risposta fosse condizionata dai dati Censis che non conosco ma di cui ci fidiamo, oppure dai recenti fatti di cronaca, la scorsa settimana davanti all'esercizio di un vicepresidente associativo è stata messa la bomba, oppure se facessi riferimento anche a fatti o agli assalti violenti alle gioiellerie e alle oreficerie del centro della città che sono avvenuti nel recente passato, la risposta sarebbe scontata, probabilmente anche condizionata dall'emozione dei fatti, probabilmente anche condizionata. Io come cittadino e come rappresentante dei commercianti milanesi, da una parte certamente percepisco che la situazione è molto più grave rispetto al passato, ma perché è cambiata anche la qualità sociale della nostra società. Ma d'altra parte non ho la sensazione di una città insicura o conquistata dalla criminalità, ma certamente è una città che sconta quelli che sono, come ha detto qualcuno in precedenza, gli effetti di una città molto popolata, una città ricca che attira quella che è la criminalità. Per cui certamente è un problema sociale di grande importanza, perché tocca certamente gli effetti della crisi, il problema del degrado sociale, il ruolo delle famiglie, delle scuole, dei medi, ma ripeto, come commerciante, a parte che mi pare di aver sentito che sono calati i furti nei negozi, per cui questo è un elemento confortante, almeno per quanto io rappresento, però da qui a dire che sia una città abbandonata o comunque assaltata perché sono una criminalità fuori controllo non mi sembra, insomma, certamente è un problema grave, ma è un problema grave che c'è a Milano, che hanno tutte le città, che hanno le caratteristiche come Milano, cioè città ricche, città popolate, città dove c'è una globalizzazione che ha anche molto trasformato il tessuto sociale. Ecco, professore La Spina, appunto, cioè, abbiamo appena sentito da Lino Stoppani che diceva comunque è cambiata la società, in qualche modo queste città sono molto grandi, molto varie, quindi questo magari può provocare anche alcuni disagi importanti. Secondo lei? Sì, in parte questo sicuramente c'è. Però sotto un altro profilo, ecco, do una nota, diciamo, di maggiore preoccupazione e una nota di minore preoccupazione. Poco fa dicevo che i dati a cui facciamo riferimento sono dati di statistiche ufficiali, il che significa che registrano i reati denunciati, però non registrano tutti i reati. Tipicamente il furto è un reato in cui c'è una cosiddetta, in gergo criminologico, grande cifra oscura, cioè
La cifra in chiaro, quella registrata dalle statistiche criminali, normalmente è più piccola, anzi molto più piccola, a seconda del tipo di furti, rispetto ai furti effettivamente compiuti. Se una persona rubano una bicicletta o se entrano in casa senza rubare niente di particolarmente prezioso, questa persona spesso non denuncerà, mentre in certi casi invece lo fa. Certo. Quindi l'incremento dei furti potrebbe essere ancora maggiore di quello che vediamo nelle statistiche. Okay? Ma questo è un fatto, come dire, generale, che non riguarda solo l'Italia, riguarda il reato di furto e ovviamente certi tipi di furto, la rapina o il furto in gioielleria o il furto in banca, quelli ovviamente vengono denunciati e vengono registrati dalle statistiche. Quindi questo è un problema. Dall'altro punto di vista, certo, è vero che le città sono sempre più complesse, soprattutto le grandi città, e quindi hanno al loro interno delle tensioni sociali notevoli. Però è anche vero che diventano città che potenzialmente, certe volte non solo in potenza, sono anche città sempre più sicure perché, per esempio, sia le nuove tecnologie, sia le tecniche investigative, come sanno bene le forze di polizia, oggi dischiudono delle possibilità impensabili in passato. Poiché queste possibilità vengono effettivamente sfruttate tutte, è un altro paio di maniche. Ma in certi casi si può parlare, e si è parlato, di città sicure, non perché lo siano completamente, ma perché le si può rendere sempre più sicure. Le si può rendere sicure. Ecco, mi piace molto questo atteggiamento, perché poi voglio andare a sentire, appunto, ovviamente Felice Romano, però voglio tornare da Chiara Bedini, no? Lo ricordo, lei è una commerciante di Piazza di Spagna, si è trovata lì appunto quando ci sono stati questi fatti incresciosi a dir poco, e allora ci ha documentato anche delle foto lei che vogliamo commentare insieme, no? Perché allora secondo me rendono molto chiare. Intanto la ringrazio perché queste le ha fatte lei, ce le ha portate, io ho detto beh vediamo, le sono esclusive soltanto per noi. Allora, insomma, mi pare che c'è poco da commentare, questa è una, e poi se non sbaglio ce n'è anche un'altra che dovremmo vedere insieme. Allora, io mi chiedo, veramente, da cittadina, ma non di Roma, da cittadina italiana, no? Com'è possibile vedere queste cose? Beh, la prima foto si commenta da solo, lì c'è poco da dire sulle forze dell'ordine, anche perché le forze dell'ordine poi operano in un quadro che sono le normative che ci vengono messe a disposizione, quindi lì ci sarebbe una contravvenzione e basta. Questo, ahimè, è il risultato di quella violenza, e la ringrazio per avermi ospitato oggi, perché io vorrei approfittare per fare anche dalla nostra parte una denuncia, perché è vero come diceva il professore, e noi abbiamo fatto un'altra analisi, i furti sono aumentati, soprattutto i reati di allarme sociale, sono aumentati nel centro-nord. Perché? Perché lì l'effetto della crisi si sente molto di più, e chi era abituato ad una strutturazione con certezze come il lavoro, la casa, venendo meno tutto questo, chiaramente è costretto ad arrangiarsi. Ed ecco perché c'è un incremento di questo tipo di reati. È vero che le città sono più sicure, ma è anche vero che noi scontiamo purtroppo un gap che è spaventoso, che noi stiamo denunciando da tempo, ed è per questo che abbiamo applaudito all'iniziativa del ministro Alfano quando sabato ha preannunciato un nuovo disegno di legge sulle città sicure. Noi abbiamo oggi, dopo 4 anni per effetto della spending review, circa 45.000 poliziotti e carabinieri in meno, solo la Polizia di Stato ne sconta 22.000 in meno. Una città come Roma, che normalmente aveva 35-40 pattuglie della squadra volante, che sono quelle del 113, con 3 poliziotti a bordo, oggi Roma sconta 15, 16, 17 al massimo volanti da 2. Con un incremento di cittadini, con un incremento, ahimè, dell'insicurezza percepita, con un incremento del degrado urbano, quindi della sicurezza urbana, che non è una componente a noi demandata, ma che viene poi scaricata su di noi. Basti solo pensare all'insicurezza che genera il clochard, l'insicurezza che genera l'immigrazione clandestina, l'insicurezza che genera il venditore ambulante abusivo in una realtà come può essere Piazza di Spagna, o in una condizione come di quella, quel tipo, come abbiamo visto sabato, dove l'esercente che paga le tasse, che è in regola,
ha un limite imposto dall'autorità di pubblica sicurezza di non vendere gli alcolici e poi purtroppo abbiamo dovuto assistere ad ambulanti che glieli portavano fino a Piazza di Spagna. Chiara, di questo, sì, perché è accaduto questo, tra l'altro, no? Esattamente, lei dice. Allora, era tutto prevedibile, è questo che io non mi riesco a spiegare, era tutto prevedibile perché è già successo in passato, perché era successo la sera prima, quindi era tutto assolutamente prevedibile. La percezione che ha avuto lei, qual era la sensazione, no? Diciamo, appunto, la polizia da una parte, queste persone dall'altra, chiamiamole persone, insomma, lei che sensazione ha avuto? Ma quando sono arrivata la mattina, il primo moto è stato proprio di rabbia. Perché ho detto, per quale motivo noi che questa piazza la amiamo, cerchiamo di curarla, chiediamo sempre che venga mantenuta e anche abbellita, e ci viene sempre detto no, non si può fare, non si può mettere una pianta, non si può fare una manifestazione in piazza culturalmente elevata. Perché questo invece viene permesso? Quindi innanzitutto rabbia. Poi uno alza le mani, perché è chiaro che una volta che queste persone sono ingabbiate dentro la piazza e sono ubriache, è normale che la polizia non può più muoversi, perché questo è quello che mi è stato detto. Signora, se noi proviamo a spostare uno dei nostri uomini per venire davanti al suo locale ad aiutarla, si rischia che scoppia la guerra civile, cosa che poi in ogni caso è successa. Però sono momenti in cui vedere questa polizia che stava lì sulla scalinata, perché la scalinata è stata protetta, però la barcaccia no, e ce l'hanno appena ridata la barcaccia restaurata, vedere la polizia che stava lì con le mani incrociate a guardare quello che succedeva, a controllare, questo era, ripeto, la domanda è non è proprio così, no, non è proprio controllare, nel senso che purtroppo cercare di capire quando ci sono queste situazioni esplosive di ordine pubblico, l'ufficiale di pubblica sicurezza che ha la responsabilità del servizio ed è in stretto collegamento con la questura deve valutare quali sono le reazioni che possono causare più danno. Come diceva la dottoressa prima, spostare un contingente per andare vicino ad un negozio dove magari c'era quel signore che abbiamo visto prima, che urinava, signore si fa per dire ovviamente, poteva significare un atto di sfida, o perlomeno poteva essere percepito come è tale. Comprensibile. Allora, posso dire una cosa? Sì, rapidamente, che siamo la cosa grave è che queste persone si sono radunate in Piazza di Spagna alla spicciolata. Noi abbiamo un problema, la garanzia costituzionale della libera circolazione. Come si fa a fermare una persona solo perché è olandese in questa circostanza? Poi messi lì insieme l'effetto catartico e abbiamo visto tutto quello che è successo. Allora, vi ringrazio, però voglio prendere con voi un impegno, vogliamo tornare su questo argomento ovviamente, quindi ringrazio Felice Romano, così come Chiara Bedini, della sua testimonianza. Vado a ringraziare Lino Stoppani da Milano e da Palermo Antonio La Spina. Grazie di essere stati qui con noi a TG2 insieme. Adesso vogliamo andare a parlare, ve l'avevo detto, abbiamo Francesco Pannofino con noi.